Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sempre qua di nuovo con me su Arte Bianca Channel. Allora, oggi voglio parlarvi di cottura della napoletana, ma anche cottura della contemporanea, ok? Soprattutto per quanto riguarda il forno a legna, quindi come gestire un forno a legna, in che modo girare le nostre pizze in forno, eccetera, eccetera. Adesso ci facciamo una bella chiacchieratina. Piccolo punto della situazione: come saprete in molti, ogni prodotto ha la sua temperatura di cottura, ok? Che va, come ad esempio nel caso della napoletana, dai 450 ai 500 gradi. Per una contemporanea di media entità, chiamiamola così, quindi con idratazione medio-alta, possiamo assestarci tra i 400, massimo 440-430, poi andiamo a finire alle contemporanee più spinte, dove abbiamo idratazioni abbastanza alte, quindi parliamo dall'80, 85, 90% a salire addirittura in alcuni casi, quindi parliamo di temperature di cottura che vanno per forza di cose al di sotto dei 400 gradi, ok? Quindi 350-400, diciamo così. Per quanto riguarda il discorso forno a legna, allora abbiamo delle tecniche di cottura una volta infornate le pizze. Nei video precedenti abbiamo parlato di come infornare, di come tirare la pizza sulla pala, perché tirare e non andare noi sotto con la pala. Ci siamo fatti un po' un punto della situazione. Chi avesse perso questa parte del video, molto interessante secondo me, cose che alcuni operatori del settore non sanno, andatevela a rivedere, lo trovate qua nel link da qualche parte che adesso vi metto in alto. Invece, ritornando a noi, una volta infornate le pizze adesso si trovano in forno, come cuocerle? Come comportarsi? Sia nella contemporanea sia nella napoletana abbiamo le stesse tecniche di cottura, ok, che adesso vi illustrerò. Soprattutto per la napoletana queste tecniche sono molto molto importanti. E adesso andiamo a vedere anche perché. Vi dirò prima come cuocere la pizza, poi vi spiegherò il perché e poi vi dirò anche perché non adottare certi comportamenti durante la fase di cottura, ok? Allora, innanzitutto diciamo che le pizze generalmente vanno cotte e vanno girate sempre in verso anti-orario, ok ragazzi? Quindi ricordatevi sempre che la pizza in forno va girata in senso anti-orario e non in senso orario. Adesso andiamo ad analizzare questa prima informazione che vi ho dato, ok? Immaginatevi una fonte di calore solitamente posizionata alla sinistra del fornaio, di colui che cuoce la pizza, ok? Immaginate un'altra fonte di calore che gira all'interno della cupola del nostro forno. E immaginatevi poi una terza fonte di calore che è quella che parte dal basso, ok? Quindi il calore delle birre. Chiameremo in ordine di come le abbiamo enunciate, fonti di calore di irraggiamento, la fonte di calore invece di convezione e la fonte di calore invece di induzione, d'accordo? Quindi queste sono, diciamo, ragazzi, fondamentalmente le tre fonti principali di calore che abbiamo nel forno a legna. Apro e chiudo una piccola parentesi, ragazzi, situazioni analoghe anche per il forno a gas, poiché la fonte di calore è sempre la stessa, ma cambia il combustibile che ovviamente, come sapete tutti, al posto della legna utilizziamo o il GPL o il metano, d'accordo? Invece, per quanto riguarda i forni elettrici, abbiamo soltanto calore per irraggiamento e calore per induzione. L'irraggiamento in questo caso è dato dalle resistenze poste nella parte superiore del forno, mentre diciamo così, il calore che parte dal basso ovviamente è dato dalle pietre refrattarie. Non abbiamo il calore cosiddetto di convezione, a meno che non si tratti davvero di forni elettrici di ultima generazione dotati di ventole, eccetera, eccetera, ma già fisicamente parlando dell'ambiente di cottura delle pizze in forno elettrico, avrete capito bene, noterete tutti che non abbiamo la classica cupola semicircolare, ma la classica tettoia quadra, ok? Quindi il classico quadrotto sopra la pizza, e questo già la dice lunga sul riciclo dell'aria, sul giro che può fare l'aria calda all'interno del nostro forno, ok? Non divaghiamo, pizza nel forno a legna, la stiamo cuocendo, perché girarla in senso anti-orario e non in senso orario? Allora, ragazzi, diciamo che la prima parte della pizza che si cuoce è, per semplificare questo discorso, diremo che ci sono tre punti della pizza da cuocere e da gestire, ok? Punto A, punto B e punto C. Il punto A è quello più vicino alla fiamma, ok? Quello che guarda la fiamma. Il punto B possiamo chiamarlo quello che guarda noi,
grosso modo, ok? Mentre il punto C è il punto che non vediamo, il punto dietro, ok? Dietro alla pizza, il punto, diciamo così, nascosto, tra virgolette, all'occhio del fornaio, all'occhio di chi cuoce la pizza. Punto A cuoce prima perché? Perché subisce la forza di cottura di tutte e tre le fonti di calore, ok? Dell'irraggiamento, della convezione e ovviamente anche il calore della pietra che va dal basso verso l'alto, ok? Quindi diciamo che il punto A è quello che cuoce per primo. Arrivate al 60-70% di cottura del punto A, il punto A va messo a posto del punto B, poiché il punto B è il punto che cuoce di meno la pizza nella maniera più assoluta, il punto che guarda di faccia all'osservatore, in pratica ragazzi, ed è il punto che va posizionato quando non si vuole cuocere o si vuole cuocere molto ma molto lentamente quella parte di cornicione della pizza, d'accordo? Punto C è il punto che spesso e molti dimenticano ed è il punto che cuoce come un po' una via di mezzo tra il punto A e il punto B, ok? Perché? Perché non ha il calore di irraggiamento direttamente addosso, tra virgolette, ma ha molto calore di convezione da sfruttare, ok? Quindi il punto C cuocerà comunque abbastanza velocemente, ma non tanto, diciamo che non va dimenticato per ora, ok? Quindi la pizza va girata in questa maniera qua. Perché non girare in senso orario? Noi potremmo prendere il punto A e metterlo al posto del punto B anche in senso orario, ok? Quindi possiamo anche girare la pizza in senso orario. Perché? Perché ragazzi, la pizza napoletana è una pizza che si cuoce, lo sapete bene, in pochi secondi. È un secondo in più o un secondo in meno, fa davvero la differenza in questo tipo di pizza. Se noi prendiamo la pizza e la giriamo in senso orario, ci metteremo molto più tempo a far giungere il punto A al posto del punto B. Quindi di conseguenza capirete bene che questo tipo di cottura non va affatto bene. Gli altri punti comunque continueranno a cuocere. Il punto A arriverà al posto del punto B passando comunque per il punto C che continua a cuocere. Quindi diciamo così, il punto A giungerà ancora più cotto dall'altra parte, d'accordo? E poi diciamo che così facendo non ci troveremo con gli altri punti per la cottura successiva. Adesso ne parliamo. Come avanza irregolarmente la cottura del punto A, sarà la stessa cosa per il punto C. Poi quando giungeremo alla cottura poi degli altri punti, anche nonché dell'ultimo punto, ci faremo caso a una cosa, ok? La pizza sarà già praticamente cotta, ci avanzeranno dei cornicioni ancora poco cotti o pallidi che noi, nella speranza di cuocere, andremo a bruciare il resto della pizza. Quindi ragazzi, fate attenzione, sembrano sciocchezze ma in realtà non lo sono. Mentre se giriamo la pizza in senso anti-orario, ragazzi, cosa accade? Prendiamo il punto A, lo mettiamo al posto del punto B, il punto A, ex punto A, smetterà di cuocersi in pratica, ok? Passando la palla al punto B. La parte di dietro che noi stiamo apparentemente dimenticando sarà poi la successiva parte che andrà finalmente a cuocere e a finalizzare la pizza stessa. Una volta aggiunto il punto C davanti al fuoco, sarà davvero un attimo, ok, cuocere la pizza, perché è l'unico punto da cuocere ed è l'unico punto che poi, una volta cotta, uscita dal forno, otterremo una pizza cotta in maniera omogenea, nel giusto tempo e nel minor sforzo possibile, ok? Temporeggiare troppo la cottura della pizza in forno, specialmente per la napoletana, non è soltanto una questione di tempo perso per noi, una questione di stress maggiore, ma è anche una questione poi che non dimentichiamo il classico calore di conduzione, ok, della pietra che parte dal basso e sale verso l'alto. Tenere più tempo la pietra a quella temperatura ovviamente ci porta a dover tenere la pizza sopra la pietra in un certo tempo, ok ragazzi? Non possiamo impostare il forno a una temperatura di 500 gradi, pensare di cuocere una pizza napoletana in 60 secondi e poi tenerci una pizza napoletana sopra per 90-120 secondi. Ovviamente la pizza sotto si brucerà, quindi anche questa è la ragione per cui se impostate una cottura della napoletana in un certo tempo va finalizzata nella maniera
ottimale nella maniera migliore possibile in 60 secondi e non dovete andare oltre, ok ragazzi? Come avrete ben capito da questa chiacchierata preliminare, il forno a legna è uno dei forni più difficili da gestire, ok? Perché come vi ripeto abbiamo tre fonti di calore da gestire, ok? E detto questo, diciamo che ad oggi non è il forno consigliabile per chi vuole aprire un'attività o comunque chi vuole iniziare a fare questo genere di mestiere, d'accordo? Lavoro con i forni a legna da 20 anni, quindi li conosco davvero a memoria, ma se ad oggi dovessi fare un cambiamento, ovviamente io punterei o al gas o all'elettrico, senza ombra di dubbio, ragazzi, perché sono dei forni altrettanto performanti, altrettanto ecologici e che a livello prestazionale vi offrono esattamente le stesse cose del forno a legna, quindi senza ombra di dubbio punterei su di loro, ma visto che esistono ancora e io ancora ad oggi utilizzo il forno a legna, parliamo della cottura del forno a legna. Quindi una volta analizzato il forno a legna, i tipi di calore che emana un forno a legna, ok, quindi irraggiamento, induzione, convezione, andato a vedere un po' le varie tecniche di girata della pizza in forno, perché muoversi in una maniera e non in un'altra, cosa succede, cosa non succede. Adesso voglio parlare di un'altra cosa. Spesso si parla di forni a legna per pizza napoletana quando si parla di determinate tipologie di forni e di determinate dimensioni che possono accogliere da un 3 a un massimo di 4 pizze per volta. È che riescono a raggiungere determinate temperature, quindi come abbiamo già detto temperature intorno ai 500 gradi. Io per la cottura della pizza napoletana suggerisco un forno da 120 massimo 130 centimetri, ok, di diametro interno, poiché è un forno che raggiunge abbastanza velocemente il calore, la temperatura richiesta e la cede altrettanto velocemente, quindi è un forno che in mancanza di lavoro si ristabilizza una temperatura ottimale. Forni troppo grandi, quindi farlo da 150-160 centimetri, io li considero più forni da pane, ok? Quindi forni che ci vuole davvero una tonnellata di legna per farli giungere a una temperatura decente ed è molto difficile comunque farli toccare il picco dei 500 gradi, quindi non sono manco tanto adatti per la napoletana, ok? E una volta saliti a regime in maniera così violenta, in maniera così vivace la cottura, ci vuole davvero molto molto tempo per farli scendere di temperatura, quindi si rischia in una serata dove ad esempio si ferma per un attimo il lavoro, si rischia poi di perdere le pietre, nel senso che le pietre vanno davvero fuori temperatura e cuociono troppo, ok? Quindi rischiamo di bruciare le nostre pizze letteralmente sotto. Quindi vi ripeto, forno da 120 massimo 130 centimetri, ideale 3 pizze in forno, al massimo 4. Adesso parliamo anche di questa cosa. Allora, io in pizzeria in forno massimo 3 pizze per volta. Questo perché? Perché nel momento in cui inforno la prima pizza in fondo al forno, che è la parte quasi più calda del forno, ok? Perché la parte più calda è quella centrale vicino alla fiamma, d'accordo? Inforno la prima in fondo al forno, la seconda sulla destra all'interno del forno, la terza vado a chiudere il triangolo, la inforno al centro. Mi fermo, ho il tempo di poggiare la pala, di riprendere la pala per cuocere e di prendere la prima pizza che ho infornato. Se inforniamo 4 pizze può succedere che la prima inizi a bruciare il cornicione o succede altro, quindi nella fretta possiamo fare degli errori che non dovremmo fare, d'accordo? Io consiglio di fare in questa maniera qua. Se poi si vuole procedere a infornare 4 pizze per volta, si deve necessariamente o abbassare la temperatura del forno, rischiando poi di non ottenere un prodotto come lo si desiderava. Nel caso, stiamo parlando della pizza napoletana, dunque dovremmo abbassare la temperatura del forno e otterremo un prodotto diverso però. Oppure possiamo adottare uno stratagemma che io chiamo infornata al contrario o infornata inversa, ok? In pratica, la prima pizza va infornata alla bocca del forno e quindi si parte a ritroso. La seconda la mettiamo sulla destra, la terza in fondo e magari chiudiamo il quadrato mettendo la quarta pizza al centro, d'accordo? Quindi in questo modo qua avremo tutto il tempo di poggiare la pala,
di riprendere l'altra per girare le pizze, che ovviamente la prima pizza non brucerà poiché si trova nella parte più fredda del forno, ok? Nei pressi della bocca, davanti all'ingresso del forno, e quindi potrà essere girata in tutta tranquillità. Ma io sconsiglio questo tipo di infornate poiché vanno cotte in una maniera davvero instabile le pizze, ok? Perché non potete prevedere come si cuocerà una pizza, se si cuocerà prima di un'altra, eccetera eccetera. Quindi io davvero sconsiglio questo tipo di tecnica, perché è una tecnica che va adoperata e va gestita soprattutto con l'istinto e con molta poca tecnica, per l'appunto, perdonatemi il gioco di parole, ma è la verità, è un po' un modo di cuocere le pizze in maniera istintiva, quindi io la riservo davvero nei casi di emergenza dove non ne posso fare a meno. D'accordo ragazzi, la chiacchieratina ce la siamo fatta, spero che questo video possa essere utile a tanti, se vi ha fatto piacere anche soltanto una nozione vi è tornata utile o anche per simpatia, io vi invito sempre a lasciare un like se vi fa piacere, iscrivetevi al canale se è la prima volta che veni sul mio canale e hai notato questo video e l'ha ritenuto utile. Ragazzi, io come sempre vi abbraccio, vi ringrazio, la voce, se ci avete fatto caso, mi è ritornata, quindi sono riuscito un pochettino a registrare questo video, anche se lo vedrete con un po' di pause, perché riesco davvero a fatica ad articolare una frase molto lunga, quindi ragazzi, detto questo, un abbraccio, ci becchiamo quanto prima in live, ciao!